Ben ritrovati nel salotto di Conoscere per Scegliere Consapevolmente. Allora, donne, uomini, ora basta. È arrivato l'arrotino! No, è arrivata l'Erica, ora basta, per davvero. Avrò risposto più di 1.000 volte alla stessa domanda sulla spirulina. Ma secondo voi, ascoltatemi bene, se la spirulina facesse dimagrire, io dovrei pesare 40 kg, per quanta ne ho mangiata e ne mangio tutti i giorni. E invece peso? Non si dice. A parte gli scherzi, per pietà, basta cascare dal pero, basta farsi abbindolare dai vendifuffa, ok? Dopo qualche mese dal primo live sulla nostra spirulina, non so se l'avete visto, ma trovate il link qui nel post, dicevo, i vostri commenti mi hanno spiazzata. E ho capito che dovevo insistere spiegando meglio alcuni aspetti di questo stupendo cibo, soprattutto per evitare che altre persone rimanessero abbagliate da pubblicità fuorvianti, etichette scintillanti, prezzi ridicoli e promesse da cialtroni. Allora, mettetevi comodi, tenetevi forti, siete pronti? Rullo di tamburi! Oggi voglio sfatare un po' di miti e dare la giusta dose di importanza alle reali qualità della spirulina. Allora, noi di Sant'Egle, come ormai sapete, siamo stati i primi produttori di spirulina bio in Italia. La produciamo dal 2010. Tutto è iniziato perché la mangio da 20 anni e con la spirulina ho sopperito alla mia anemia e mancanza di B12 cronica. Quella che si trovava in commercio negli anni 90 era tutta di importazione. Avendo passato un po' di tempo in Asia e avendo visto che i più grandi allevamenti di spirulina sono tutti in luoghi con falde d'acqua e aree inquinate, la scelta di preservare la sanità del mio organismo è stata iniziare a coltivarla. In pratica, o la coltivavo o smettevo di mangiare la spirulina, perché i metalli pesanti presenti nella spirulina asiatica che assumevo non erano il giusto compromesso per sopperire alla mia anemia e mancanza di B12. La spirulina infatti assorbe tutti i metalli pesanti presenti nel nostro corpo, ma soprattutto nell'aria e nell'acqua dove viene coltivata. Per questo è fondamentale che il luogo di produzione della spirulina sia un luogo privo di contaminanti, altrimenti si andrebbe ad ingerire un prodotto pieno di metalli pesanti che intossicano il nostro corpo. È chiaro il messaggio fin qui? Verificate dove viene coltivata prima di comprarla la spirulina, non vi fermate al prezzo, ne va della vostra salute. Questo per dirvi che pubblicità che vantano i superpoteri della spirulina, tipo avrai la pelle luminescente, purificherà il tuo fegato, usala come detox, pulisce il tuo colon da tutti i metalli pesanti, può essere solo una pubblicità vera. Se la spirulina è coltivata lontana da fonti inquinanti, nutrita con prodotti bio e non di sintesi. Se è certificata bio, deve avere il logo comunitario, quello con la fogliolina verde, ed il numero dato dall'ente certificatore. Se andate sul sito dell'ente certificatore e inserite il codice dell'etichetta, vi dirà chi è il produttore e dove è coltivata, o se è un semplice importatore che la compra chissà dove e la impacchetta nella comunità europea. Oppure negli Stati Uniti. È già, la legge qui è un po' zoppa. Se la materia prima viene impacchettata in Europa, il prodotto sembra europeo, ma se scavate bene nel certificato bio del venditore, c'è scritto che la materia prima è di importazione e anche da dove. Se non è bio, la spirulina cresce velocemente grazie all'urea, che è una pipì, sì, avete capito bene, pipì sintetica. Se avete bazzicato in zone agricole dove fanno agricoltura intensiva, sono quelle palline bianche che sembrano polistirolo, che danno nei campi per aumentare la fertilità del terreno. L'urea è un prodotto di sintesi derivato del petrolio e sapete che, già che cosa vuol dire questo. Di certo i produttori seri scrivono tutto sull'etichetta, perché se si fa un buon prodotto si è fieri di raccontarlo, non credete? Chi invece è vago nell'etichetta nasconde sempre la vera verità del suo prodotto. Come dicevo in apertura, il grande mito da sfatare, è che la spirulina non ha potere bruciagrassi, non fa dimagrire, addirittura non può cambiare il metabolismo. Ma se così fosse, io sarei un'acciuga, e invece non lo sono, sono una persona normale, anzi un po' cicciottina. Vi darò un'altra notizia che vi lascerà a bocca aperta.
Non esiste una pillola magica che fa dimagrire e quindi mi chiedo come mai ancora la gente ci casca e poi ci rimane male perché non è dimagrita neanche un etto. Queste aziende vendi fuffa andrebbero denunciate al Ministero delle Politiche Agricole o all'ente dei consumatori, perché oltre a dare disinformazione di un prodotto fantastico come la spirulina, vendono aria fritta. La spirulina, se mangiata prima dei pasti, essendo un superfood, al massimo, avete ascoltato bene, al massimo, dà un senso di sazietà e di conseguenza si avrà meno appetito. Ma se si prende la spirulina prima dei pasti e poi si fa un pasto uguale a sempre e non ci schiudiamo dalla poltrona, è facile che ingrassiamo invece che di dimagrire. Quindi smettete di buttare via i soldi con aziende poco serie, perché per perdere peso ci vuole un regime alimentare controllato ed attività fisica. Tutto chiaro? Ultima notizia da sfatare, sono tutti quei prodotti cotti o da cuocere con la spirulina, come la pasta, il pane, i biscotti, le barrette, la cioccolata. La spirulina, se viene riscaldata o addirittura cotta, perde tutte le sue proprietà. Quindi sicuramente sono prodotti belli da vedere, perché sono stati colorati di un verde da un prodotto naturale, ma sono privi dei nutrienti della spirulina. Quindi se acquistate un sottoprodotto fatto con spirulina, deve essere un prodotto raw, ovvero prodotto sotto i 38 gradi e quindi considerato un cibo crudo. Ed ora vi racconto la vera verità sui poteri straordinari della spirulina. La spirulina non è una microalga, ma un cianobatterio. Il suo colore è verde smeraldo e non blu, quindi foto con polveri cobalto non è spirulina. Il suo aspetto ricorda quello di un fusillo, ma si vede solo al microscopio. Le foto che rappresentano la spirulina come un'alga, tipo la clamat, non sono veritiere e quindi diffidate. Cresce in acqua dolce e non nelle profondità del mare, come attesta una notissima marca di spirulina americana. Crescendo in acqua dolce, non essendo un'alga, non contiene iodio e per questo possono mangiarla anche chi ha problemi alla tiroide. Le analisi di laboratorio lo attestano. Esiste sul nostro pianeta prima ancora che esistesse l'aria che respiriamo. È considerato il cibo del futuro perché il suo potere nutriente è così completo che potremmo vivere mangiando solo spirulina. È l'unica coltivazione che invece di sfruttare il nostro pianeta lo migliora, perché non impoverisce il suolo ma lo nutre con gli scarti di lavorazione, consuma pochissima acqua e non produce CO2, bensì trasforma tutto il nostro CO2 in ossigeno puro da respirare a pieni polmoni. È stato nominato un superfood perché contiene 5 aminoacidi essenziali. Contiene il 70% di proteine vegetali, mentre pensate la carne contiene solo il 43%. Contiene ferro che, abbinato ad una vitamina C fresca, come un succo, una centrifuga, della verdura di stagione, si veicola nel nostro organismo donandoci la voglia di fare, quella che ci fa venire voglia di alzarsi dal letto ogni mattina. Contiene la vitamina B12, che è la vitamina del cervello, quella che dà la concentrazione. Ci sono persone che attestano che la B12 vegetale non è assimilabile dal nostro corpo. Che dirvi, le mie analisi del sangue attestano che se non mangio la spirulina la mia B12 precipita. La spirulina è indicata anche per gli atleti, gli sportivi, perché è un aminoacido ramificato che nutre ed aumenta la massa muscolare. È indicata per i vegetariani e vegani come apporto proteico sostitutivo alle proteine animali e integratore di B12. È indicata per gli anemici grazie al ferro. Aiuta chi ha bisogno di energie dopo una convalescenza operatoria. In più la spirulina, assorbendo metalli pesanti, è utile per purificarsi dopo un ciclo di medicinali di qualsiasi tipo, anche oncologici, e in più rinforza il sistema immunitario, soprattutto nei cambi di stagione. La spirulina di Sant'Elia viene essiccata con la forma simile a degli spaghetti spezzati, è croccante e il suo sapore ricorda i semi di zucca. Ma se proprio non vuoi masticarla, come Alessandro, oggi troverai sul nostro e-commerce le capsule vegetali piene di spirulina bio di Sant'Elia, per le quali abbiamo dedicato un live dove spiego perché non acquistare le compresse. Oltre alla spirulina ci siamo divertiti a fare un formaggio a pasta cruda di pecora, una birra cruda e del riso carnaroli, dove è solo un bel colorante. Ed ora le controindicazioni. Dopo tanti anni di ricerca, l'unica controindicazione che ho trovato riguarda chi ha malattie autoimmuni. La spirulina, come dicevo prima, è un immunostimolatore, quindi non è indicata per chi ha questo genere di patologie.
Se vuoi che il mondo cambi, tu per primo devi essere quel cambiamento. E quindi se pensi che quello di cui ti ho parlato oggi possa essere utile per non cadere nei tranelli dati dalla cattiva informazione, condividi questo post con i tuoi amici. Se hai domande, non esitare a scrivere qui nella chat, oppure mandami una mail, un WhatsApp, oppure chiamami. Concludo, per festeggiare la spirulina di Sant'Egle, solo per te che ti sei iscritto alla nostra newsletter, ti sto per mandare un bel regalo. Dai un'occhiata alla tua casella di posta. Non sei ancora iscritto alla nostra newsletter? Clicca qui sotto. Ti terremo aggiornato sui prossimi live, ma soprattutto ogni settimana, dopo ogni live, in esclusiva solo per gli iscritti alla nostra newsletter, ti manderemo un codice sconto, un omaggio da utilizzare o ricevere al tuo prossimo ordine. A prestissimo, io intanto mi mangio un po' di spirulina. Vieni con noi, rallenteremo il passo, rallenteremo il battito. Ed entreremo a piedi scalzi, a cuore nudo, in questa cattedrale naturale.